Benvenuti a Robbie Extra, vi presentiamo in questa puntata il nostro numero di ottobre che trovate nelle edicole, come sempre ci colleghiamo con il nostro direttore Paolo Confalonieri, bentrovato Paolo. Bentrovati a tutti voi, è un saluto autunnale quello che vi portiamo in questa occasione. Esatto, troviamo i bellissimi colori autunnali nelle fotografie della nostra rivista e troviamo come, come filo conduttore la transumanza. E questo è il tempo della transumanza che però noi raccontiamo non con occhi nostalgici ma assolutamente attuali in tante declinazioni. In tante declinazioni e soprattutto attuali perché raccontiamo per esempio la vicenda di una famiglia di Bossico, siamo nella Bergamasca, nella zona del Sebino Bergamasco, di una famiglia nella quale la transumanza viene vissuta di generazione in generazione, o meglio di, eh, di nipote e in nonno, perché praticamente eh, due eh, Giuseppe Mognetti che vivono a Bossico, appunto il nipote del 2007 e il nonno del 1943 eh, fanno rivivere ogni anno questa tradizione della transumanza, in particolare portando la mandria di Brune Alpine dai pascoli che ci sono nella zona del Montefora fino alla zona del Colle San Fermo sopra Bossico e sono proprio due sguardi diversi, quello, quello della tradizione diciamo e quello della nuova generazione che comunque. Continua compassione in questo lavoro? Continua compassione con, innanzitutto, non una costrizione, ma con proprio la volontà di eh, darsi da fare eh, nell'allevamento delle mandrie, nell'allevamento degli animali, oltre alle mucche ci sono poi dei cavalli avelinesi. In questo allevamento il servizio eh, è abbinato alle fotografie di Cristian Riva che si è imbattuto proprio in questa coppia di allevatori molto particolari in una delle sue escursioni sul territorio della Lombardia. E dicevamo, il più giovane sta anche studiando proprio come operatore agricolo per continuare quella che è sempre stata un'attività di famiglia in particolare del nonno Giuseppe. Ed è molto bello vederli assieme che anche soltanto con uno sguardo si intendono su quelle che sono le varie mansioni da svolgere, oltre che eh, su come muoversi anche nella guida della mandria. Noi una, in particolare una... li abbiamo seguiti proprio nel loro ritorno alla fine della stagione estiva dal Monte Pora, dalla zona del Rifugio Magnolini fino alla colle di San Fermo. Muove una grande passione anche eh, il personaggio e l'attività che no le nostre Sentinelle del Gusto hanno scovato. Sì, eh, infatti decliniamo la transumanza non soltanto dal punto di vista delle mandrie, delle bovine eh, che salgono all'alpeggio per la stagione estiva, ma la decliniamo anche come sentinelle del gusto. Quindi, Silvia Tropea Montagnosi, con le fotografie di Marco Mazzoleni, si sono occupate in modo particolare dell'agricola Maroni, un'azienda che è fa capo a Silvestro Maroni, pastore e imprenditore. Praticamente eh, trascorre la buona stagione sulle orobie bergamasche per poi scendere con i suoi animali, con le pecore eh, di razza gigante bergamasca, per poi scendere con il gregge nella bassa bresciana e quindi continuare lì il resto dell'anno per poi alla fine appunto della cattiva stagione fare ritorno sulle orobie bergamasche. Ma la particolarità dell'agricola Maroni che ci raccontano le nostre Sentinelle del Gusto è che eh, attorno a quella che è l'attività tradizionale della pastorizia e del portare le greggi in alta quota, l'agricola Maroni ha abbinato anche tutto un lavoro di... Ehm, eh, trasformazione e di produzione di salumi della carne proprio di pecora bergamasca, quindi attualizzando quella che è stata da sempre una tradizione nelle nostre valli dell'allevamento delle pecore, mh, aggiornandola a quelli che sono anche i mh, consumi della clientela di oggi e quindi abbinando prodotti eh, salumi, oltre che alla lavorazione della carne della pecora bergamasca dando quindi un nuovo valore anche a tutta questa filiera che negli ultimi anni aveva subito un disinteresse notevole. Parlando di escursioni con Matteo Zanga, andiamo nelle chiese con un ospite particolare. Sì, eh, continuiamo quella che è un po' la nostra esplorazione all'interno eh, del territorio lombardo facendoci accompagnare da personaggi eh, significativi e in questo caso è un nome dell'alpinismo, un nome eh, importante come quello di Arturo Milani che eh, ha segnato fin dai primissimi anni della sua gioventù eh, imprese eh, notevoli eh, sulle nostre montagne ma non soltanto di alpinismo. Eh, appunto Arturo Milani è, è conosciuto perché è titolare di un marchio, Great Escape, che ha dei negozi in Lombardia, a Lecco e a Bergamo, ma che continua comunque questa sua passione eh, di escursionista, di alpinista che va alla scoperta del territorio e che dal territorio, dalle montagne, dai sentieri di casa sua si lascia ispirare. Il racconto, sia nel testo, sia nelle immagini, è di eh, Matteo Zanga che ci accompagna in questo servizio che noi abbiamo chiamato. Le creste di Arturo. Andiamo alla scoperta di un'area, delle Chiese eh, particolare, in particolare della costa della Giumenta e perché? Perché questi sono stati i luoghi, eh, siamo nella zona dei piani Derna e da lì poi proseguiamo fino al Monte Magnodeno e appunto sono i luoghi in cui il eh, nostro protagonista di questo reportage, Arturo Milani, ha mosso i suoi primi passi da prima esploratore, un po' del territorio. Poi da escursionista e poi sempre più eh, specializzandosi, diventando un alpinista che davvero ha segnato la storia dell'alpinismo con le sue imprese. Vengono descritte in questo servizio di Matteo Zanga, a cominciare per esempio anche dal lavoro che svolgeva nella bottega della famiglia Cassin, la famiglia di Riccardo Cassin Alecco. Eh, Milani era lì e appunto già le prese con articoli eh, sportivi legati alla montagna e all'escursionismo. Ha legato le sue imprese anche a momenti molto particolari. Ha seguito poi la scuola eh, di, ehm, di alpinismo e di soccorso eh, con eh, le truppe militari. Mm, davvero molte, eh, ha molti aneddoti che rivivono nelle pagine di Orobie per poi accompagnarci appunto in questa escursione. Che ci fa vedere innanzitutto i paesaggi che dalle montagne lecchesi si possono ammirare, quindi il lago di Como sotto e poi le rocce sulle quali molti alpinisti, molti escursionisti hanno vissuto emozioni molto intense. E quindi un'occasione per rivivere questi luoghi con un accompagnatore davvero speciale come Arturo Milani. E le informazioni eh, riguardo a questo itinerario per percorrere questa escursione le trovate nella scheda realizzata come sempre da Massimo Sonzogni. La guardiamo insieme. Per raggiungere le creste della costa della Giumenta, nelle Chese, saliamo ai Piani Derna a 1329 metri con la comoda funivia dalla località Versasio in via Prealpi 34 a Lecco. Oppure a piedi si può percorrere il sentiero 1 che parte dal piazzale antistante l'impianto. Giunti in quota, presa la strada che porta alla parte bassa dei piani, si trova il cartello che indica il sentiero 5 diretto al passo del Fo a 1296 metri. In meno di un'ora si arriva al valico dove troviamo la capanna sociale Giacomo Ghislandi del Cai di Calolzio Corte, gestita dagli albini. Volendo, con una piccola deviazione di 10 minuti si può raggiungere il rifugio Alpinisti Monzesi a 1170 metri, o Capanna Monza, piegando a sinistra in direzione di Erbe. In tal caso bisogna poi tornare al passo e seguire il sentiero che conduce al monte Magnodeno. Poco più avanti troviamo un bivio che ci consente di scegliere se giungere a destinazione percorrendo il sentiero attrezzato o evitare la parte difficile stando a quota più moderata. Il panoramico tracciato in cresta è per escursionisti esperti ed è consigliata l'attrezzatura da ferrata. Con una serie spettacolare di saliscendi, effettuabili con relativa semplicità grazie all'abbondante presenza di catene, si giunge dopo circa 30 minuti alla croce che segna il punto più alto, la cima del Fo a 1.348 metri. Da lì il sentiero prosegue per un'altra mezz'oretta con le stesse caratteristiche fino a giungere a una fontanella ristoratrice che indica la fine del tratto attrezzato. Con qualche altro minuto di camminata nel bosco si arriva finalmente al Monte Magnodeno di cui è possibile con poco sforzo raggiungere la cima a 1234 metri. Cerchiamo le indicazioni che conducono alla località Grassi Lunghi dove ci si può dissetare a una bella fonte. In poco tempo si torna al piazzale della Funivia direttamente o optando per una deviazione al rifugio Antonio Stoppani. C'è poi Paolo un servizio insolito di uno sfratto che viene dato addirittura alle marmotte. Ci spostiamo in Alta Valtellina, in particolare a Livigno, dove il comune ha dovuto prendere dei provvedimenti molto eh, urgenti perché la proliferazione delle marmotte nel territorio di Livigno è, è notevole. Quindi sono stati censiti più di 400 esemplari ed è stato deciso che una parte di questi, almeno eh, 300, dovessero essere trasferiti altrove. E quindi con tutte le precauzioni del caso, in un progetto scientifico, e veterinario molto particolare che coinvolge degli esperti oltre che le autorità veterinarie del posto, eh, è stato deciso di studiare, mappare tutte le tane che sono presenti sul territorio di Livigno e poi dare il via appunto al prelievo di 300 capi da qui all'anno prossimo e di provvedere al trasferimento di queste marmotte in altri luoghi. Vengono quindi poi ehm, liberati per esempio nella zona del Bresciano, nell'Alto Garda a Bresciano e al Mortirolo proprio per ripopolare altre zone e consentire al territorio di Livigno di avere un po' più di sollievo. Il servizio è firmato da Margherita Balduzzi, mentre le fotografie sono di Beniamino Pisati. Il perché di questo provvedimento? Perché con le loro buche, con le loro tane, le marmotte provocano danni in particolare ai campi e quindi gli allevatori, gli agricoltori della zona di Livigno si sono più volte lamentati proprio perché ci sono conseguenze sui campi. Sulle colture e anche ai mezzi che vengono utilizzati in agricoltura che subiscono dei danni proprio a causa dei sassi che vengono spostati, della terra mossa e quindi delle buche che poi provocano queste eh, conseguenze. Da qui la decisione che eh, noi documentiamo con queste immagini molto particolari eh, di spostare, di dare lo sfratto alle eh, marmotte di Livigno. Nel servizio c'è anche una bella scheda per approfondire la conoscenza delle marmotte, una scheda naturalistica con una splendida illustrazione come spesso accade sulla nostra rivista. Sì, è la matita di Stefano Toriani che arricchisce le pagine di Orobie con questa illustrazione, mentre il testo eh, più eh, naturalistico è curato da Flavio Galizzi. Le marmotte sono le compagne di tante escursioni eh, che le famiglie non soltanto svolgono sul territorio lombardo, sono questi simpatici roditori, il più grosso roditore delle Alpi che nella bella stagione notiamo appunto anche per i loro fischi di sentinella che servono per mettere in guardia il resto del branco dall'arrivo, sì, anche delle persone, ma soprattutto dei predatori del cielo, la principale delle quali è l'Aquila, la, che eh, si nutre proprio delle marmotte. E tutte queste informazioni le trovate nel numero di ottobre di Orobie, che dedica questo reportage sul, sullo sfratto che il comune di Livigno ha dato alle marmotte e nello stesso tempo, vediamo già... Scenari, montagne eh, che circondano la piana di Livigno, con alle prese gli esperti e i volontari, ma anche poi i veterinari eh, che sono alle prese proprio con questa operazione particolare. Ci fermiamo qualche istante, diamo spazio alla pubblicità tra poco. Rieccoci di nuovo insieme, ritroviamo il nostro direttore Paolo Confalonieri, vi stiamo raccontando il numero di ottobre della nostra rivista. Paolo, troviamo in Orobie anche un servizio eh, che vede questa volta protagonista davanti alla macchina fotografica e non dietro un nostro affezionato fotografo, che questa volta investe di accompagnatore. Eh sì, Marco Caccia che ci racconta... Ehm... La sua nuova veste di accompagnatore di media montagna. È uno degli accompagnatori di media montagna iscritti all'albo della Regione Lombardia che, eh, così, eh, regolamenta questa figura professionale. L'accompagnatore di media montagna è eh, una delle figure che compare nell'albo regionale delle guide alpine, del Collegio delle Guide Alpine. Poi ci sono appunto gli aspiranti guide alpine e eh, ci sono queste figure che sono proprio servizio anche con una distinzione molto particolare delle loro funzioni, al servizio di chi vuole andare alla scoperta del territorio, della natura che ci circonda, delle montagne, dei sentieri, dei parchi, e eh, farlo accompagnati da esperti che forniscono innanzitutto consigli su come muoversi in sicurezza, ma poi anche informazioni su come leggere tutto ciò che ci sta attorno. E appunto Marco Caccia, che abitualmente ehm, vediamo come autore delle fotografie sulla nostra... In questa occasione eh, si racconta eh, perché lui è un ingegnere, ha 38 anni e mh, ha da sempre questa passione per la montagna e per la fotografia. Passioni che sono ora scaturite anche in questa sua ulteriore veste professionale di accompagnatore di media montagna. Nelle fotografie di Dimitri e Salvi abbiamo anche dei bellissimi panorami già autunnali, i colori sono proprio tipici di questa stagione che ci accingiamo a vivere e insieme a loro percorriamo un itinerario sul Monte Cadelle, siamo al confine tra la Bergamasca Valle e Brembana e la Valtellina e da lì scopriamo i luoghi, scopriamo le bellezze che ci stanno attorno e nello stesso tempo anche eh, la grande passione che ha spinto Marco Caccia a diventare accompagnatore di Media Montagna e a proporre una serie di attività sul territorio e a condividere, eh, confida eh, sulle pagine di Orobie, a condividere le emozioni che un'escursione in montagna, un'escursione all'aria aperta nel territorio della Lombardia eh, ci offrono e quindi davvero andare e lasciarsi stupire, capire, conoscere meglio ciò che ci sta attorno e lasciarsi meravigliare da tutto ciò che abbiamo eh, di fronte e che a volte diamo per scontato invece sono delle bellezze davvero da non sottovalutare. Colori e atmosfere autunnali splendide al lago Segrino con un servizio di Maria Cristina Brambilla. Ci spostiamo nel Comasco quindi e non c'è solo lago di Como da scoprire, da vedere, da ammirare nelle nostre eh, gite, nelle nostre giornate da trascorrere all'aria aperta, c'è anche questo lungo e stretto specchio d'acqua che è posto ai piedi del monte Cornizzolo e, e Scioscia. Eh, siamo all'imbocco della Valassina e attorno un bel percorso ciclopedonale che ne compie il periplo il nostro invito è quello di lasciarsi davvero accompagnare dal passo lento, dalla voglia di eh, godere le emozioni, le sensazioni da lasciarsi avvolgere dalle atmosfere che l'autunno eh, offre, dai vari belvedere che ci sono eh, attorno a questo lago segrino, c'è la possibilità di ammirare il territorio da un punto di vista molto particolare, non a caso questi luoghi sono stati motivo di ispirazione per artisti, per poeti e per scrittori. E quindi guardate con tranquillità anche la scheda che pubblichiamo all'interno di questo servizio curato sia nei testi sia nelle immagini da Maria Cristina Brambilla perché vi svegliamo un attimino quelli che sono i luoghi, i punti di interesse di questa giornata che potete trascorrere in questa che è una conca scavata durante l'ultima glaciazione. Il lago Segrino, un piccolo scrigno che riserva molte sorprese come del resto molti luoghi attorno a noi ce lo consentono. Una meta facile, anche in questo caso a piedi, in bicicletta, tante opportunità per viverla. Eh sì, poi per chi vuole c'è anche la possibilità di fare la pesca e quindi eh, c'è un punto di rimessaggio delle barche e quindi anche questa è un'esperienza che si può vivere, Volendo anche dall'acqua, dallo specchio d'acqua. E vi ricordiamo che tutte queste proposte che noi vi facciamo le trovate poi anche sul nostro portale e sul nostro sito www.orobie.it, ma anche poi sull'applicazione Orobi Active che consente anche offline di essere accompagnati nelle nostre escursioni, negli itinerari, nelle passeggiate che vogliamo fare e che fornisce tutte quante le indicazioni, sia dal punto di vista tecnico sia delle curiosità o dei punti di interesse che si possono visitare. Tra l'altro vi ricordo che proprio l'applicazione Robby Active ha ottenuto il riconoscimento da parte di Regione Lombardia perché è il motore insomma che alimenta il portale per quanto riguarda la, le escursioni, le visite, gli itinerari nel territorio della Lombardia. E attraverso in Lombardia, eh, e quindi Orobi Active è presente anche in questo sforzo di far conoscere tutto quanto abbiamo attorno a noi. Parlavi prima di persone, di incontri speciali, appunto, che, di persone che ci accompagnano nelle nostre escursioni, anche Massimo Sonzogni e Dario Bonzi hanno fatto un incontro molto particolare in Adamello. Sì, è, è un personaggio che conoscono in Valle Camonica come... Eh, il prete dell'Adamello, noi l'abbiamo titolato questo servizio curato da Massimo Sonzoni con le fotografie di Dario Bonzi, Don Angelo dell'Adamello. Si tratta di Don Angelo Marchetti che ehm, ama trascorrere molto tempo proprio tra le rocce eh, dell'Adamello, tra le montagne della Valle Camonica e che quindi è uno dei tanti sacerdoti, delle tante figure religiose che legano il proprio ministero pastorale anche all'andare in montagna ci sono stati anche personaggi famosi come Paparatti che sta lì per esempio la presolana e che compì anche altre imprese quindi tanti sacerdoti non soltanto in Lombardia che hanno legato il loro nome e il loro impegno anche con la montagna e questo che noi vi raccontiamo è appunto Don Angelo Marchetti che ci ha accompagnato eh, in una escursione sull'Albiolo. E quindi siamo mm, così guidati da questo sacerdote che ci racconta anche alcuni aneddoti della sua vita e della sua uh, passione per la montagna. E anche in questo caso poi c'è l'itinerario che bene descrive tutto quello che si può vedere lungo l'itinerario. Abbiamo citato appunto gli itinerari, le schede, le illustrazioni che accompagnano i nostri servizi. Ricordiamo però anche le nostre tante rubriche che ogni mese si rinnovano. Questa volta l'outdoor eh, ci parla di un'attività non proprio così scontata in Lombardia. Eh, non la diamo per scontata, ma effettivamente la presenza dei laghi, grandi e piccoli, consentono la pratica anche di sport che sono un po', tra virgolette trascurati da urbici, riferiamo alla vela e anche alle regate che sui laghi eh, della Lombardia si svolgono. E eh, Tatiana Bertera nella rubrica Outdoor di ottobre ci racconta proprio una di queste esperienze che vive eh, sui laghi della Lombardia e in particolare facciamo la conoscenza di Martino Colnago che è un istruttore di vela e che ci racconta quella che è l'esperienza di Orza Minore, che è un'associazione proprio sportiva dilettantistica che ha la sua base operativa a Monza, ma che poi ha anche una struttura a Dervio, nelle Chese. Insieme a lui scopriamo un po' meglio eh, quando si può praticare la vela, come praticarla, quali sono i segreti, e i consigli che ci fornisce, appunto e il Martino Colnago, l'istruttore di vela che abbiamo sentito e che eh, ci svela quelli che sono gli aneddoti e tutte le curiosità, eh, le informazioni più importanti relative al mondo della vela anche in Lombardia. In chiusura Paolo ricordiamo che eh, in queste settimane, in questo periodo eh, ci possono trovare i nostri amici, i nostri lettori anche all'Ecocaffè. Sì, eh, da qualche settimana la redazione mobile dell'Eco di Bergamo si è rimessa in movimento, sta toccando diverse località, diverse realtà come le fiere che si stanno svolgendo in territorio bergamasco e vi segnaliamo che oltre a poter incontrare i componenti della redazione dell'Eco di Bergamo e anche di Orobie Caffè, tenete d'occhio le informazioni che vi forniamo di settimana in settimana sul nostro sito www.orobie.it nella newsletter e sulla la pagina Facebook di eh, Orobie perché avrete anche le informazioni di come per esempio abbonarvi con eh, promozioni particolari che vengono proposte di volta in volta alla nostra rivista oltre che al quotidiano L'Eco di Bergamo e altri servizi che vengono forniti. Grazie direttore, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti voi per l'attenzione e vi aspettiamo in edicola. Grazie Cristina e buon lavoro. E grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, vi do appuntamento con Orobia Extra la prossima settimana.